Nella trasferta a Miatina, mister Firicano inventa Poli trequartista dall'inizio a far da raccordo tra la mediana, dove entrano Sacchini, Miccoli e Borgogni, e l'attacco con Bosce e Bellini. In difesa le corsie sono presidiate da Baldesi e Dodaro. Di fronte c'è l'ennesima corazzata di questa parte iniziale di stagione, che peraltro al settimo andrebbe anche in gol. Cross di Rinaldini per l'ex Montevarchi Couco, che incorna da pochi passi. Non è gol per la segnalazione del guardalinee, pronto ad evidenziare la partenza del centravanti oltre la linea dell'ultimo difensore azzurro. Risponde la Sangio con la botta da fuori di Miccoli, potente ma centrale, la traiettoria per Balli, comunque l'intervento è in due tempi. Passa un minuto ed ecco la traversa di Simeoni per i padroni di casa. Lo specchio sarebbe sguarnito solo però per lo scontro che ha messo temporaneamente a terra Cipriani. Ma al 26esimo ecco il vantaggio della Sangiovannese, ripartenza micidiale del Marzocco che si trova in superiorità numerica con Bosch che dà a Bellini, imbucata di questi per Baldesi che stoppa a seguire e fulmina di potenza l'estremo locale. La frazione si chiude con l'incornata di Rinaldini su traversone da destra di Grifoni, i pali difesi da Cipriani sono lontani. La prima nota della ripresa è il pari, siglato dalla Pianese, da calcio piazzato e trovato in area ospite con Dai, che sigla sotto misura il più classico dei gol dell'ex. Il Marzocco non ci sta e con Zar subentrato ad inizio ripresa, Bellini uscito acciaccato, chiama all'intervento Balli con un diagonale a mezza altezza. Ma ecco che gli amiatini completano il sorpasso con la torre di Grifoni, che trova la deviazione acrobatica Lepri in anticipo su Cipriani, 2-1. Mutata completamente l'inerzia del match, la Sangio a testa bassa carica alla ricerca del nuovo pari. Zar stavolta non inquadra lo specchio da posizione favorevole e sono inutili anche le proteste nella stessa azione per il contatto in aria tra Balli e Poli, che chiede vanamente un calcio di rigore.